Cuba é o exemplo que a gente tem do que a gente luta no Fórum Social Mundial por um comércio justo, em que cada país dá o que tem, recebe o que precisa. É embrionário, é pequeno, está crescendo nas margens. O neoliberalismo ainda é hegemônico na América Latina, porque ele é hegemônico no México, no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Chile. Mas é um avanço importante, é o único espaço mundial de alternativa às leis do chamado livre comércio, em que as trocas se fazem pelas necessidades e pelas possibilidades. Isso é uma coisa muito importante, é isso que possibilita que a Venezuela tenha terminado com o analfabetismo, que a Bolívia anuncie que vai terminar este ano, que exista a Operação Milagre, que se formam as primeiras gerações de médicos pobres da América Latina, não nas faculdades nem públicas. Médicos pobres formados na Faculdade Latino-Americana de Medicina em Cuba. E a Operação Milagre hoje não apenas opera a gente que recupera a vista em Cuba e na Venezuela, bolivianos estão operando, não apenas paraguaios, bolivianos estão operando argentinos e uruguaios, que vão aos hospitais bolivianos com tecnologia cubana gratuitamente para voltar a recuperar a visão. Quer dizer, isso tudo é feito na área não mercantil. Democratizar é desmercantilizar, é tirar direitos, tirar relações sociais da área do mercado para colocar na área do direito, na área da possibilidade da pessoa ter acesso gratuito a ele. Cuba e il Venezuela sono stati i primi segnatari dell'alba. Ci potrebbe enumerare in grandi linee di quantità il volume partecipativo di Cuba nelle relazioni fissate col Venezuela e gli altri paesi membri? Io penso che l'alba è forse uno dei passi più importanti, più significativi delle alternative di sistema. Noi sappiamo che i processi di integrazione a finalità capitalistica, come quello dell'Unione Europea, o come le alleanze del Pacifico, o come quella che voleva essere dell'ALCA, ha come idea quella delle aree di libero scambio, dove libero scambio significa la possibilità di avere rapporti commerciali, rapporti finanziari basati sulla logica del profitto, sulla logica dello sfruttamento, sulla logica della creazione di rendita finanziaria, di rendita immobiliare e quindi di creare nuovi sistemi e nuovi momenti assolutamente di colonialismo, di neocolonialismo e di imperialismo e utilizzare la guerra come strumento di imposizione. Ovviamente di queste politiche imperialiste, la guerra militare, la guerra che si sta scatenando dalla Libia all'Iraq, alla Siria, in tutto il mondo, all'Ucraina, proprio per accedere alle risorse naturali come il petrolio e quindi tentare di uscire dalla crisi attraverso il keynesismo militare. L'altra forma di guerra è la guerra economica, la guerra economica applicata contro il Venezuela piuttosto che contro Cuba col blocco, contro l'Argentina per favorire la vittoria di Macri o contro il Venezuela per destabilizzare il governo Maduro. Ma la guerra è anche la guerra massmediatica, oggi è difficile trovare un mezzo di informazione come questo, è vostro e vi ringrazio per poter dire liberamente le proprie idee. E la guerra ha anche una ricaduta a livello psicologico, pensate a come vengono trattati ovviamente i ragazzi e che tipo di informazione gli vogliono dare. Per rispondere a tutto questo strapotere contro la logica di strozzinaggio del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, nel 2004 siamo stati chiamati, Petras, eccetera, siamo stati chiamati a Caracas per dare continuità all'alleanza, allora era un'alleanza di Cuba con il Venezuela, quindi l'ALBA nasce come alternativa bolivariana, quindi alternativa bolivariana per le Americhe, formata da una relazione politico-commerciale fra Cuba e il Venezuela. Come nascono questi rapporti? Su uno scambio non a fini di profitto, ma a fini di solidarietà, di complementarietà. Cuba, proprio per il periodo speciale di cui parlavamo prima, aveva bisogno di petrolio. Ha bisogno di petrolio per chiudere gli apagones che davano 16, 18, 20 ore al giorno senza luce, senza corrente e quindi non solo senza televisione, senza frigorifero, ma senza possibilità di produrre e quindi con la produzione aziendale bloccata. E quindi c'era bisogno del petrolio per uscire dal periodo speciale che aveva bisogno il Venezuela. Il Venezuela invece ricco di risorse come il petrolio aveva bisogno di una risorsa particolare che era il talento umano, cioè uscire da una fase di analfabetismo, quindi combattere l'analfabetismo.
avere una buona sanità pubblica. Partono le missioni di Chavez, le missioni più importanti sono le missioni, quelle appunto sulla sanità pubblica e gratuita e sull'istruzione pubblica e gratuita, e Cuba mette a disposizione, la rivoluzione cubana mette a disposizione immediatamente i propri medici, pagati appunto dal governo di Cuba, e i propri insegnanti, e dopo solo 2 anni di collaborazione il Venezuela viene dichiarato paese ad altissimo livello di sanità e privo di analfabetismo. Vedete che lo scambio non è più sul profitto, ma uno scambio solidale e complementare, no? Petrolio contro talento umano, quindi contro la risorsa migliore che ha creato la rivoluzione di Cuba. Andando avanti con il tempo, questa alleanza diventa un'alternativa vera e propria a quello che sono i sistemi, i processi di integrazione del capitalismo, e con l'Alba parte il processo di integrazione dell'America Latina. Nell'Alba entra la Bolivia con il governo rivoluzionario di Evo Morales, entra l'Ecuador con la rivoluzione cittadina di Correa, entra il Nicaragua con il ritorno di Daniel Ortega, e quindi altri piccoli stati appunto delle isole dei Caraibi. Ma questi 5 paesi, fondamentalmente con altri paesi importanti come osservatori, creano una possibilità diversa di vivere le relazioni internazionali. Si staccano dallo strozzinaggio e dalle politiche monetariste del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale. L'alternativa cambia nome, rimane sempre ALBA, ma si chiama non più alternativa, ma vera e propria alleanza bolivariana per i popoli di Nuestra America. Alleanza, quindi il riconoscimento che ci sia un'alleanza appunto di paesi che non risponde alle regole del profitto e degli organismi internazionali, quali il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, dei popoli, e quindi non dei governi, ma dell'integrazione popolare, di Nuestra America, la grande idea marchiana, no? Dell'unità, dell'integrazione di tutto il sud del Centro America, e bolivariana perché l'idea del grande Bolivar. Quindi riprendere la storia dell'Ottocento di Martí e di Bolivar, e poi mettere al centro appunto i popoli e le alleanze alternative. Che cosa frutta questo momento e questa alleanza? Frutta il fatto che per la prima volta dopo la caduta dell'Unione Sovietica una serie di paesi danno vita a processi di transizione socialista con i loro limiti, con le loro contraddizioni dovute anche o e soprattutto alle relazioni di forza sfavorevoli a livello internazionale, ma al fatto che si possa operare non con, diciamo, il cappio al collo del blocco o il cappio al collo della moneta come l'euro, che poi determina i piani di aggiustamento strutturale in Europa che distruggono le economie e il mondo del lavoro dei PIGS, del Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, oppure le politiche del Fondo Monetario Internazionale applicate all'America Latina, che hanno portato nel 2001, per esempio, alla grande depressione, alla grande crisi dell'Argentina. Ma che si possano stabilire delle monete virtuali, il sucre che sostituisce, almeno negli scambi interni, il sucre, la moneta virtuale di conto, che non passa per la dollarizzazione, non passa quindi per il mercato internazionale sulle regole del dollaro, che si può creare un polo informativo intorno a Telesur, un polo informativo che non deve rispondere alle regole della cattiva informazione imperialista che oggi hanno tutti i giornali e tutte le televisioni del mondo a capitalismo maturo e del mondo appunto dell'America Latina. C'era un polo come quello di Telesur, che è l'unica televisione che io ormai vedo nel mondo, che ti fa informazione con un'ottica antiimperialista e anticapitalista, ti racconta che fanno i popoli e che fanno i governi dell'alternativa. Petro Caribe, Petro Sur, quindi nuove alleanze per lo scambio di petrolio, però finalizzato a investimenti sociali ed aiuto internazionale. Le emissioni, no? Le emissioni che mettono al centro appunto i servizi sociali, e Cuba che ruolo ha? Cuba ha un ruolo prioritario, non pensate al ruolo di Cuba e di Chavez nella creazione di altri organismi per l'integrazione latinoamericana, come UNASUR o come la SELAC. A Cuba è stato dato 33 paesi, è stata data la prima presidenza
della sera che è stata data a Cuba, quindi si riconosce a Cuba questo ruolo di esempio e di guida, e Cuba mette a disposizione la propria esperienza rivoluzionaria. Ovviamente importante che si stabilisce all'interno dell'alba e che ogni paese partecipa all'alba in funzione della ricchezza che riesce a realizzare. Non è come l'Unione Europea, che ognuno di noi ha partecipato all'Unione Europea, ogni paese partecipa all'Unione Europea in base ai livelli di ricchezza e di produttività della Germania. Noi abbiamo avuto, quando è entrato l'euro, un cambio forzato, il cambio lira marco mi pare fosse al 9,50, noi abbiamo avuto il cambio dell'euro a 1936, quindi commisurato alla produttività, alla capacità produttiva e di ricchezza della Germania, non il nostro. Invece nell'alba ogni paese dà in base alle proprie ragioni sociali della produzione e in base ai principi basilari che sono appunto quelli della complementarietà e come quelli della solidarietà. Questo ha rappresentato un grande esempio anche per altri paesi. Da sempre paesi non socialisti ma progressisti come il Brasile, con le loro contraddizioni, o come l'Argentina o l'Uruguay, si sono relazionati con scambi direttamente all'alba, e l'alba oggi ha dei rapporti privilegiati, visto che continua poi il blocco oppure lo strozzinaggio da parte degli organismi vicini all'Unione Europea e all'impero degli Stati Uniti, ha rapporti privilegiati con i BRICS. Non sto dicendo che i BRICS necessariamente tutti siano socialisti, tutt'altro, ma stanno ponendo un grande e buonissimo rapporto di commercializzazione e di relazione di pari dignità da parte del Brasile, da parte della Russia, dell'India, della Cina, del Sudafrica con i paesi dell'Alba. Quindi una nuova geopolitica, una nuova geoeconomia che secondo me si può dire che invece che sul modello colonialista nord a sud si basa sulle relazioni di reciprocità